Sì, è stata un'edizione, la seconda bellissima, molto molto partecipata. Abbiamo ospitato a Cavriglia degli illustri rappresentanti del mondo della scienza, della comunicazione, della politica, del mondo accademico e con loro abbiamo riflettuto, abbiamo ragionato, abbiamo approfondito tantissimi temi, dalla sostenibilità ambientale con le varie declinazioni, alla green economy, alla blue economy, al ruolo che anche la politica deve svolgere in questo ambito e quindi grande soddisfazione, molta, molta partecipazione e grande interesse anche da parte della comunità, che sarà un premio. Veramente sono già emozionato nel conferire a una giovane cittadina, Alice, un premio così importante. Credo che a volte si sbaglia quando si dice che i giovani sono il futuro, i giovani sono il presente. Sono il presente e Alice lo dimostra. Durante il festival è emersa da più parti, in più panel, più workshop, la necessità che ogni cittadino debba assumersi delle responsabilità. È giunto il momento che la politica deve fare un ruolo fondamentale. Adesso ci sono scelte importanti legate al PNRR, ci sono scelte che le istituzioni hanno il dovere civico di portare avanti, ma è il momento che ogni cittadino si assuma un ruolo fondamentale in questo processo.